Ragazzi, se questo video raggiunge i 10.000 mi piace, facciamo un episodio dove andiamo a mettere due bustine per ogni ruolo. Quindi mi raccomando, condividete il video, lasciate un bel mi piace e lasciatemi un commento qui sotto con scritto hashtag che show. E adesso andiamo dentro con il video. Ragazzi, mi raccomando, se volete spacchettare come animale, trovare giocatori pazzeschiamente incredibili, footgalaxy.com. Primo link in descrizione. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui con un nuovo episodio dello sbustamento delle figurine dei calciatori Panini, ragazzi, su FIFA 18. Cosa andiamo a fare oggi in particolare? È una tipologia di video che avevo già fatto, che vi è piaciuta veramente tantissimo, quindi oggi sono qui per riproporvela. In pratica andremo ad aprire una bustina per ogni ruolo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che apriremo 18 bustine e per ogni pacchetto, ragazzi, potremo scegliere solamente un giocatore da inserire all'interno della nostra rosa. Anzi, in particolare apriremo 17 bustine, perché ovviamente, ragazzi, il buon Giannetti c'è, è titolare e continua a supportare la nostra serie. Quindi mi raccomando, vi chiedo subito un bel mi piace, ragazzi, e andiamo dentro con le figurine. Quindi ragazzi, iniziamo a spacchettare come animali per poter comporre appunto la nostra rosa. Primo giocatore che viene fuori è Myung Hwae, sempre del Cagliari, come la nostra bellissima maglia che abbiamo addosso. Abbiamo Venuti del Benevento, Manolas, Kostas Manolas della Roma. Che sfortuna ragazzi, la squadra del Brescia e tre giocatori del Venezia. Ovviamente di qui mi tengo il buon Manolas. Pacchetto numero 2, magari arriviamo a 10 pacchetti aperti, visioniamo la squadra che abbiamo creato fino adesso, poi continuiamo ad aprire. Comunque, Djuricic della Samp, Duncan del Sassuolo, Maximovic del Napoli, che sfortuna, la squadra al completo del Crotone, eccola qui, e tre giocatori dell'Ascoli. Di qua invece ragazzi ci prendiamo il buon Nicola Maximovic, che così in questo modo andiamo a completare subito la nostra difesa, i nostri due centrali, e siamo al sicuro dagli attacchi avversari. Pacchetto numero 3, vediamo che ci viene fuori. Taider del Bologna, poi abbiamo Barzagli della Juventus, Fazio della Roma, che sfortuna, tre giocatori del Carpi e la divisa della Juventus, ragazzi. Qui iniziamo ad avere sempre difensori. Comunque mi prendo di nuovo un altro difensore, mi prendo Barzagli, così sono veramente sicuro al 200% che la difesa seriamente adesso a posto. Adesso però speriamo che escano anche altri giocatori, perché Barzagli e Manolas è già la coppia difensiva, una delle migliori che potremmo avere. Ok, c'è Bonucci, c'è Chiellini, comunque non ci possiamo lamentare. Garritano del Chievo, Mora della SPAL, Gamberini del Chievo di nuovo, che sfortuna, lo stemma, lo scudetto dell'Hellas Verona e la divisa del Genoa. Allora, qui non andiamo a prendere Gamberini perché è un difensore centrale, ma andiamo a prendere il buon Luca Garritano, sempre del Chievo. Pack numero 5, ragazzi, vediamo che cosa ci esce fuori. Della Lazio il buon Di Gennaro, poi abbiamo Letizia del Benevento, abbiamo Moreno della Roma, che sfortuna, la squadra al completo del Carpi e la carta speciale della SPAL. Questa ragazzi mi mancava probabilmente. Comunque dal di qua ci teniamo Letizia, che almeno è un terzino e siamo un po' coperti in tutti i ruoli, anche perché Moreno difensore centrale, Di Gennaro non lo vedo bene nella nostra squadra, Letizia direi che è il giocatore giusto. Pacchetto numero 6, Milan subito con Rodriguez, Nani, attenzione, della Lazio, Pellissier, che sfortuna, tre giocatori del Bari e tre giocatori dell'Ascoli. Ragazzi, qui mi prendo Nani, così iniziamo a comporre anche la fase offensiva, il nostro attacco. Nani sicuramente è il giocatore giusto da inserire. Questo dovrebbe essere il settimo pacchetto, ragazzi. Arriviamo a 10 e poi vediamo la rosa. Ferrari dell'Hellas Verona, Adiapong della Sassuolo, Storari del Milan, la divisa dell'Inter e tre giocatori della Cremonese. Qui ragazzi mi prendo Storari, così anche in porta sono sicuro di avere un discreto portiere, ecco. Pacchetto numero 8, vediamo un po' che cosa ci riserva. Mohamed Fares dell'Hellas Verona, Berisha dell'Atalanta, Mbaye del Bologna, che sfortuna, tre giocatori del Novara e la squadra completo del Bari. E qui ci teniamo il buon Mbaye del Bologna. Ultimi due pacchetti ragazzi, visioniamo la squadra, poi continuiamo a comprare la panchina. Stracoscia della Lazio, Eder dell'Inter, Pavoletti
del Cagliari. Abbiamo vinto una bustina, lo mettiamo via. La squadra al completo del Milan e 3 giocatori del Perugia, ragazzi. Da qui ci teniamo il buon Eder, visto che comunque dobbiamo ancora completare appunto la fase degli attaccanti. Ultimo pacchetto, vediamo la squadra e continuiamo a spacchettare, perché ne dobbiamo aprire 17, siamo solo a 10. Palomino dell'Atalanta, Skorupski della Roma, Gollini dell'Atalanta, che sfortuna, il nostro Gigi Buffon. Poi abbiamo 3 giocatori del Brescia, ragazzi. Da questo pacchetto, escludendo i portieri, mi terrò Palomino dell'Atalanta. Allora ragazzi, questa è la formazione che è venuta fuori con i giocatori che abbiamo scelto fino adesso. Come stiamo vedendo, mancano tanto i centrocampisti e magari anche qualche attaccante, in modo da poter mettere qualcuno qui davanti che sia un po' più imponente, o addirittura mettere davanti il buon Giannetti e mettere a destra poi Garritano. Comunque adesso vediamo, perché mancano ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pacchetti, come abbiamo detto, quindi continuiamo a spacchettare. Quindi pacchetto numero 1 dei 7 che ci mancano. Perotti, questo potrebbe essere molto interessante. Gobbi, poi abbiamo Ate Boer dell'Atalanta, che sfortuna. 3 giocatori del Foggia e 3 giocatori del Frosinone, ragazzi. Qui prendiamo proprio Perotti, così possiamo togliere Garritano, avanzare Giannetti attaccante e mettere COC il buon Perotti. Secondo pacchetto dei 7 che mancano, vediamo un po'. Parigini del Benevento, Pjanic della Juventus, Jorginho del Napoli. Cavolo, qui dobbiamo scegliere un regista. Squadra completa del Torino e squadra completa del Virtus Entella. Peccato seriamente che siano usciti nello stesso pacchetto, perché poteva essere seriamente il nostro centrocampista. Il nostro centrocampo appunto formato da tutti e due. Di qua ragazzi, solamente per una questione di overall, prenderò proprio il buon Pjanic. Pacchetto numero 3 dei 7. Abbiamo Antonelli del Milan, Stojan del Crotone, Zukanovic del Genoa, che sfortuna, la squadra completo del Napoli e i 3 giocatori dell'Ascoli, ragazzi. Qua invece, togliendo Zukanovic che è un difensore, togliendo Stojan che è un portiere, ci teniamo il buon Antonelli, che appunto lo possiamo mettere là in difesa come terzino. Altro pacchetto, vedo subito la Roma e vediamo che c'è Under, ragazzi, che ha segnato anche domenica della Roma, Ghoulam del Napoli, Allan, ragazzi, qui non ci penso 3 volte, cioè ma manco 2, ma manco mezza. 3 giocatori del Carpi, 3 giocatori del Brescia, ragazzi, qui ci prendiamo il buon Allan. Quinto pacchetto, ragazzi, quinto pacchetto. Zaccagni della Sverona, Dainelli del Chievo Verona, poi abbiamo Vaisanen della Spal, che sfortuna, 3 giocatori dell'Empoli, 3 giocatori del Cittadella, e qui è un rebus. Dainelli lo tolgo perché è un difensore centrale. Zaccagni e Vaisanen sinceramente non li conosco, però mi tengo il più giovane, che è, attenzione, classe 95, il buon Zaccagni dell'Hellas Verona. Sesto pacchetto, vediamo che ci viene fuori. Attenzione, giocatore del Torino, Lianco. Poi abbiamo Mario Rui del Napoli, Cataldi del Benevento, che sfortuna. 3 giocatori della Samp, che probabilmente, no, Polonia blu cerchiata ce l'avevo, e 3 giocatori del Virtus Entella. Di qua Cataldi no, Mario Rui potremmo prenderlo, così almeno miglioriamo i terzini, ragazzi, quindi prendiamo proprio Mario Rui. Ultimo pacchetto, vediamo un po' se ci riserva qualcosa di buono. Pegolo, che lo togliamo già visto che è un portiere. De Paul, ottimo. Masina del Bologna, che sfortuna. Il mister del Cagliari, Diego Lopez. E poi abbiamo 3 giocatori del Cittadella, ragazzi. E qua ci teniamo il buon Rodrigo De Paul dell'Udinese. Finiamo di comporre la squadra, vediamo com'è e andiamo a giocare la prima partita. E voilà ragazzi, la squadra è stata formata, eccola qui. Alla fine Giannetti l'abbiamo spostato là davanti, Perotti qui a destra, Nani dall'altra parte. I 2 centrocampisti sono Allan e Pjanic. In versione IF, grazie alle carte speciali, 2 della Juventus e quella del Napoli, che mettiamo via e non possiamo più utilizzare. Detto ciò, ragazzi, andiamo a cercare il primo avversario di oggi. Dopo ore di ricerche, ragazzi, come la pubblicità, quella che sapete già, abbiamo trovato il nostro avversario, che ha una squadra full argento tranne per 3 giocatori. Attenzione, tutta la squadra del Metz, cioè tutti i giocatori del Metz. Va bene, noi abbiamo una Serie A contro una squadra completamente mezziana, ma comunque cercheremo di portarci a casa il risultato. Nani dall'altra parte, Mario Rui.
Questo vi dirò che gioca bene, Nani, attenzione, Nani. Ha visto nello spazio il compagno. Giannetti col sinistro. Poteva avanzare un altro po' e magari, non so, fare qualcosa di più particolare. Comunque, prima occasione vera creata, ragazzi. Buona la palla di Leider. Ha visto dall'altra parte il compagno Perotti. Eccolo lì, Perotti. Vai, Perotti. Bellissimo questo triangolo. Attenzione, Perotti, 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 Perotti. Perotti, Perotti col destro, Perotti. Oh, murato. Che centrocampo, attenzione, Der. Recupera la palla. La tiene lui, Allan. Dall'altra parte c'è Mario Rui che viene servito bene. Attenzione, per Nani. Per Giannetti, raga. Attenzione a Giannetti. Cerca la skill. Passa in un qualche modo. Attenzione Giannetti. Madonna di Dillon c'è. Era passato benissimo Giannetti lì, eh. Giriamo bene sto pallone. Perotti. C'è di nuovo Eder. Che ha visto Giannetti dall'altra parte. Mamma mia quanto lagga la palla dentro. Per Perotti. Che scambio. Eder. Fa niente, il triangolo, Eder, Giannetti, Perotti, che la mette dentro ragazzi, mamma mia, che show, incredibile, è stato bello, è stato veramente, veramente bello, qui l'abbiamo proprio chiusa benissimo ragazzi, Perotti dal di lì, il destro potentissimo, non sbaglia, 1-0 al 24esimo, e andiamo così, occhio qui agli scambi fatti bene anche da loro, attenzione, Storari, mamma mia, che salvataggio, raga. Attenzione qui, stiamo veramente attenti. Eder, aspetta il compagno, lo trova in Perotti. Vai Perotti, spingi Perotti, vai a passarla bene in mezzo per Eder. La palla lì. Oh, madonna, la smanacciata del portiere. Poi ci arriva Giannetti, non ci arriva Giannetti, volevo dire. Nani, attenzione. Nani, prova la skill, cade a terra. Non è punizione, ok. Giannetti, Eder, di nuovo Giannetti, attenzione. Uno contro il portiere. Niccolò! Giannetti, l'1-2 perfetto con Eder! E la chiudiamo bene! Grandi ragazzi, vorrei questa maglia ragazzi, cioè vorrei trovare il modo di avere solamente quelli che collaborano con la EA Sports, ce l'hanno però... Se riuscissi a trovare un modo per avere sta maglia, mi piace veramente un botto, raga, veramente bellissima. Non che quella di Giannetti sia brutta, però anche questa, cavolo, è veramente bella. Manolas, bravissimo, intercetta molto bene. Allora ripartiamo con Allan. Allan, palla al piede, attenzione, Allan, Giannetti, di nuovo Allan. Vai Allan, vai Allan, tutti a sedere. Dall'altra parte c'è Perotti che col drive and shot, anzi no, comunque un gran gol, 3-0. E poi vediamo là in alto che clicca stati il nostro avversario. Non si sa che stia per quittare, attenzione. Speriamo ragazzi, speriamo che quitti. Se è sul 3-0 ci sta comunque che se ne vada al 44esimo, vediamo un po', attenzione, no, io pensavo che quittasse, ripresa partita, ok ragazzi, continuiamo a giocare, non è un problema per noi, anzi, ci stiamo divertendo un botto, recuperata la palla, attenzione, qui per Giannetti, che si gira bene col suo mancino, Giannetti lo prova, sopra la traversa. Perché io quando registro mai questi ritardati? O sbatte fuori lui o sbatte fuori me? Perché ecco la connessione con l'avversario si è interrotta. Infatti aveva dei problemi lui di connessione, ragazzi. Abbiamo vinto 3-0. Abbiamo fatto un tiro, un in porta. Avanziamo, ma adesso continuiamo a spacchettare. Visto che abbiamo vinto, ragazzi, andiamo a spacchettare altri 5 pacchetti. Scegliamo sempre un giocatore per ogni pacchetto. Diaz, Kirikes del Napoli, Cristante, che sfortuna, la squadra completa del Novara, 3 giocatori del Frosinone, comunque qui non c'è niente di interessante, quindi via, li lascio così, apriamo il prossimo pacchetto, teniamo solamente quelli interessanti, giusto per non perdere tempo, quelli che andrebbero a fare la differenza tra i giocatori titolari ovviamente, abbiamo Biraghi, sempre della Fiorentina, Larsen dell'Udinese, Fossati, anche qui niente, un altro giocatore della serie, attenzione, Baic, sempre dell'Udinese, e la carta di Ciro Immobile, ragazzi, questa mi mancava, bella, media gol da record, questa mi mancava, e l'andremo a mettere appunto all'interno del nostro album. Andiamo avanti con il terzo pacchetto, allora, Andrea Costa, Lulic della Lazio, De Roon della
L'Atalanta, che sfortuna, la divisa della Roma e lo scudetto del Genoa. Qui ragazzi ci portiamo in squadra Lulic, che potrebbe farci la differenza. Dovrebbe essere, non mi ricordo se è un centrocampista o un terzino, comunque adesso ci guardiamo, un giocatore che in questi ultimi anni ha giocato tantissimo sia da centrocampista che da terzino che da ala, eccetera eccetera. Miguel Veloso, Donnarumma, consigli, che sfortuna, tre giocatori del Parma e addirittura anche questa mi sa che mi mancava ragazzi, Roma record 12 vittorie consecutive fuori casa, quindi anche quella la metteremo nell'album. Tra consigli e Donnarumma ragazzi mi prendo consigli, visto che ha la versione 84 in forma. Ultimo pacchetto, vediamo che cosa ci riserva. Çalhanoğlu, che dirà, Lucas Leiva, mamma mia che pacchetto ragazzi. Poi abbiamo la squadra del Cesena e tre giocatori della Salernitana. Allora, qui ragioniamo un secondo tra Khedira e Çalhanoğlu. Khedira andrebbe a fare il ruolo di Pjanic e Allan, quindi probabilmente ha poco senso. Çalhanoğlu potremmo utilizzarlo in fase offensiva, ma anche qui abbiamo un Perotti e un Nani che sono, secondo me, molto più forti di Çalhanoğlu a livello di gioco di FIFA, perché sono più veloci eccetera eccetera. Quindi niente ragazzi, non prendo nessuno dei due, inseriamo quindi solamente Lulic e consigli. Ok ragazzi, dopo aver visto che Lulic era un centrocampista, non l'ho neanche preso, visto che comunque abbiamo Allan e Pjanic che giocheranno titolari, ho inserito consigli in versione speciale grazie alla carta speciale del Sassuolo che mettiamo via e non possiamo più utilizzare. Mettiamo consigli al posto di Storari ragazzi, la formazione è sempre questa, andiamo a cercare il secondo avversario. Oh e oh, quando ti dicono chiama, oh e oh, rispondo e dico son qua. Oh e oh, io ti vidi cara Italia. Oh e oh. Oh, finalmente ho trovato avversario. Mamma mia, 2 anni per trovarlo. Ecco qui ragazzi il secondo avversario di oggi che si presenta. Road to Glory. Attenzione, questo magari è uno youtuber ragazzi. Road to Glory ha solamente Mbappé là davanti, tutta la squadra bronzo e qualche giocatore oro che potrebbe essere un upgrade, quindi secondo me questo è uno youtuber, anche perché la squadra si chiamava Road 2 col 2G di Glory, quindi sicuramente questo è uno youtuber ragazzi. Oh, non so chi possa essere, perché chiaramente nel mondo in tanti faranno dei Road to Glory o delle serie così particolari, comunque sicuramente se è uno che ha un canale YouTube sa giocare discretamente. Buoni scambi qui Nani, guardate lì che roba, che scambi. Attenzione Giannetti, Giannetti la tiene lì, prova a tirare, mamma mia. Già gli stiamo facendo capire che comunque non siamo i primi che passano ragazzi, e andiamo così rega. Eder, come si è girato Eder, mamma mia Eder, attenzione Eder raga, Eder col destro, 1-0 subito così. E andiamo così rega, Eder è stato bravissimo, si è saltato l'uomo che ha provato, guardate qui, tac con la suola, salta l'uomo quanto basta e poi con il driven shot la mette là ragazzi, il portier non può arrivare, probabilmente questo non quitterà essendo uno youtuber, però lo scopriamo. Attenzione a Mbappé, fermato da Allan, grandissimo Allan. Pjanic, Giannetti, Eder, oddio ha laggato, però fa lo stesso, siamo passati raga, siamo passati! Con destro sempre Der, doppietta per lui, e andiamo così rega, mamma mia, subito di nuovo Eder che non sbaglia mai, non ha il portiere più forte del mondo perché se non sbaglio era un bronzone, infatti quando fate queste serie del Road to Glory secondo me bisogna partire dal portiere in certe situazioni. Comunque 2-0 per me, ecco, mamma mia ragazzi, Perotti ripartiamo. Questo lo sfondiamo, questo gli diamo una barca di gol ragazzi, a questo facciamo una barca di gol con Giannetti, palo gol! Sì! Sì! E andiamo così, mamma mia, capitano, ha fatto start, si chiama Sniper Mancini, dopo lo vado a cercare su YouTube, che probabilmente non è per forza il suo nome, sempre se è uno youtuber, perché magari fa una roba così sua, che vuole fare lui, che si diverte a casa, che vuole fare un Road to Glory. E andiamo così, vai al Madonna Eder. Oddio Eder, come l'ha saltato. Vai Eder, attenzione di là per Giannetti. Rigore, calcio di rigore e anche espulsione a sto punto, perché eravamo dentro l'area. Vediamo un po', calcio di rigore ed espulsione per chiara occasione da rete. Ultimo uomo espulso, il terzino Coffi, il terzino di destra. Vediamo se anche calcio di rigore. Calcio di... no, punizione, cavolo.
Calcio di punizione allora, raga, attenzione. Giannetti è partito, vediamo un po'. Eccolo lì, Giannetti. Pjanic. Ha provato una sorta di pallonetto, quello che era. Adesso questo sulla destra manca l'uomo, eh. Quindi si potrebbe prendere anche un'imbarcata paurosa. Attenzione, Giannetti. Ha visto Nani, che ha visto Perotti. E qui un altro, raga. Giriamo la palla, vabbè, gli manca l'uomo sulla destra. Adesso è molto, molto più facile aprirgli la difesa. Se ci siamo riusciti con molta tranquillità finché giocava in 11, adesso che gioca in 10, cioè lo apriamo veramente come una cozza, come si suol dire. Comunque 4-0. Questo mi sa proprio che non quitta. Giannetti cade a terra, calcio di rigore. Molto 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 easy. Calcio di rigore, che anche qui sperando di metterla dentro, dai, almeno su 4-0. In teoria qui a metà non la prendono mai. E infatti, se la mettete lì raso terra, ragazzi, tra il palo e la posizione centrale del portiere, non la prendono quasi mai. Comunque 5-0. Giannetti, tutti a sedere, poi il destro a giro. Mamma mia, ma è troppo forte Giannetti, raga. Io non so se voi l'avete provato, però adesso costa tipo 2000 crediti, non so neanche se si è alzato per colpa mia o per altre cose. Comunque è troppo forte sto Giannetti, raga. Attenzione Giannetti, vai Giannetti, madonna, troppa calma, con tranquillità Giannetti entra dentro l'area, sa che ci sono i macellai che lo vogliono uccidere, ma niente, con calma, se la sposta un po' a destra, un po' a sinistra, guardate lì, uno ha provato a ucciderlo, qui ci ha provato l'altro, tac, ha spostato la palla, con calma, si è sistemata, l'ha messa a giro, raso terra, e andiamo dentro con il poker. Attenzione qui, vai Giannetti, di nuovo? Adesso sto pallonetto stavolta ci va? Eh beh, che cavolo! Io mi hanno preso il palo, siamo stati sfortunati, ma stavolta non esulto neanche più, perché cioè avete visto anche voi che abbiamo davanti. Comunque 5 gol di Giannetti, wow, potrei battere un record e farne 10 gol di Giannetti in una partita. Cioè vuole avanzare solo col portiere, è incredibile. E andiamo, dai, oh madonna, pensavo non entrasse più. 9-0. Vabbè, lui ci sta prendendo in giro come noi lo stiamo prendendo in giro, eh. Ma a me non interessa niente. 2-4, siamo a 5 gol, 10 è un po' difficile. E un'altra espulsione mi sa che arriva. Altro cartellino, altra espulsione. Gioca in 8 adesso. Calcio di punizione alla faccia di Bala del mancino. Ma zittisce anche. Eder. Ecco, una mano l'ass. E Giannetti, che stavolta è regolare. E almeno te ne ho messi 10, visto che fai simpatico, caro mio. Finisce qui la partita, ragazzi. Ovviamente Giannetti, penso, si porterà a casa il pallone. Teoricamente sì. Esatto, capitano, va a stringere la mano agli arbitri. E si porta a casa la palla con 7 gol in un'unica partita. Comunque ragazzi, niente, se volete un altro episodio del genere, ma la prossima volta con 2 pacchetti, 2 bustine per ogni ruolo, quindi che su 5, 6, 7, 8 giocatori che ci usciranno potremo scegliere un giocatore da inserire nella squadra e formare quindi la nostra squadra. Ciò vorrebbe dire che andremo ad aprire 17x2, 34 pacchetti in un unico episodio. Superiamo i 10.000 mi piace. Se siete nuovi iscritti al canale, passate dalla descrizione, scaricate OneFootball, supportate il canale, condividete il video, ragazzi, mi raccomando, conto su di voi. Grazie della visione, grazie di tutto e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ah, se hai skippato il video per arrivare fino qui in fondo e vedere solamente i giocatori che avrei messo per farti per la scelta, no, finale, come faccio sempre, e commentare nel primo minuto del video dicendo wow bel video, tieniti questo, quello e quell'altro, stavolta non c'è. E sono cose che odio, infatti non li cancello, quei commenti che dopo un minuto di video mi dicono wow bellissimo video, che ragazzi guardatelo, tanto io li leggo tutti i commenti, anche se commentate dopo il giorno dopo, io lo guardo lo stesso. Grazie.